la villa di Baghdad. Che cos'è questa qui? È un ritrovamento che è stato fatto, un vaso di coccio con due pezzetti di metallo messi dentro, chiuso dal catrame. Che accidenti sarà sta affare qua, se sono scervellato. Fino a che a un certo punto è venuto fuori un tizio, Wilhelm Koning, che ha riprodotto lo stesso oggetto, ha fatto il vaso di coccio, due pezzetti di metallo, succo di limone e ha creato la corrente continua. A che serve la corrente continua? A parte da accendere le lampadine, ma serve per l'elettrolisi e per fare la doratura dei metalli. Questo, dire che conoscessero l'elettrolisi e che facevano la doratura dei metalli gli egiziani è un'oscenità, ma c'è, funziona, è stato riprodotto. Vai avanti. Andiamo al tempio di Dendara. Questa qui è l'offerta del fiore di loto, è stata interpretata. Che cos'è? Lampadina. Una lampadina, io non so, non lo so, un bulbo con un serpente messo dentro. Il serpente messo dentro va bene, ma chi è sto personaggio? Questo è Atum, il dio della luce, anzi Ra, il dio della luce, vedete il simbolo del sole, è in forma umana. E questa è invece la riproduzione di un, sempre di un altro passo di Cheo, che c'è la stessa offerta del fiore di loto, non so come l'abbiamo immaginato. Questo qui è lo scettro della vita, che è il simbolo di Atum. Questo è lo stesso simbolo simboleggiato della figura umana che abbiamo visto precedentemente. Ma che cosa sono queste? Radici, tubi, cavi, pezzi di porta, che so, non si sa. Guarda caso, però, confluiscono in una scatola. E sopra la scatola che c'è? Il simbolo della luce. Conoscevano l'elettricità, che conoscevano, non si sa. Però, sta là. Ora, quali altre testimonianze possiamo dare? È vero che non è stato poi fatto niente di studi scientifici, non è vero. Studi scientifici, cioè, seri sono stati fatti. Ad esempio, è stato fatto una mappatura genomica sul fattore RH negativo e è venuto fuori che barbari, baschi, etruschi e cretesi sono imparentati. È stato fatto un altro studio sull'anomalia B9BTH in cui le Maya e Osseti del Caucaso sono dello stesso gruppo genetico. C'è un oceano di mezzo. È stato fatto uno studio sui baschi. La lingua basca non è imparentata con nessuna lingua del mondo. È una lingua autonoma. I baschi sono imparentati con i Maya e con gli Osseti. La mutazione del cromosoma Y, della mutazione della metaglobulina, presenta una migrazione di questa malformazione dall'Oceano Pacifico al Mediterraneo.
Allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo uno studio archeologico che ci dice, anzi, uno studio mitologico che ci dice una migrazione dal mare. Abbiamo uno studio archeologico che ci dice una migrazione dal Pacifico all'Occidente. Abbiamo una testimonianza agricola che ci dice migrazione dal Pacifico all'Occidente. Abbiamo una testimonianza medica, genetica, che ci attesta la stessa cosa. Ora io qui concluderei, ci abbiamo tantissime altre cose da dire, però mi fermo per no, la Maricolante che sul libro poi comunque sta a disposizione della biblioteca, poi se qualcuno lo vuole c'è cioè, qui a disposizione. C'è anche la parte scientifica di perché è avvenuto questo discorso qua. Ma prima di concludere vorrei dare un po' una bottarella, se me lo consentite. Sulla battaglia di Kadesh noi abbiamo due documenti, uno egiziano e uno ittita. Sono bastati questi due documenti per mobilitare la comunità scientifica per andare a trovare Kadesh. Hanno trovato Kadesh, hanno ricostruito la battaglia, hanno fatto la storia, tutto quanto, e noi sappiamo grosso modo quello che è successo. Su questa antica civiltà di cui vi ho accennato, io ho citato 20, 30, 40, non lo so, citazioni, ma ce ne stanno centinaia. Centinaia e centinaia e centinaia. Nessuno mai si è preso la briga di andare a fare una ricerca scientifica sull'argomento. Lo scopo del libro è quello di spingere qualcuno ad intraprendere questa ricerca. Se ci stanno domande, ben volentieri, vi volevo far vedere soltanto quella immagine che vi dicevo. Perché è il piano di costruzione della tomba e la disciplina poi del tempio è che è un dono del Dio e c'è la rappresentazione del Dio che è una di quelle immagini dei famosi extraterrestri che ogni tanto sentite. Io chiaramente su questo discorso qua non l'ho messo perché sennò una però c'è, non è che me la so inventata, tutto. Spero che di essere stato esauriente.